con Laura Siciliano, regista dello spettacolo Antigone, a Milano al Teatro Carcano dal 20 febbraio al 1 marzo 2020. Laura, ben trovata. Buongiorno a tutti voi. Raccontiamo un po' questo progetto? Volentieri, il progetto nasce come prima regia a Catania, dove da 2 anni sono nuovo direttore, con un segno di grande discontinuità dopo, diciamo, un percorso abbastanza drammatico di questo stabile che è stato commissariato, ha rischiato di fallire per debiti e poi il nuovo consiglio di amministrazione, in seguito ad un bando di evidenza pubblica, ha scelto me appunto per condurre il teatro fuori dalla crisi, speriamo di riuscirci e di risanare, insomma recuperare anche il rapporto con il territorio, col pubblico, la fiducia degli altri teatri. Quindi qua a Catania il mio ruolo principalmente per il primo anno è stato quello di amministratore, di buona madre di famiglia, quindi di gestione, ecco, e di ristrutturazione. A questo proposito volevo chiederti il rapporto con la città in quest'anno, come si è sviluppato? All'inizio c'era sicuramente molta diffidenza perché nella lunghissima storia di questo teatro solo una volta il direttore è stato di fuori Catania e quindi curiosità, diffidenza, però devo dire che nel giro di pochi mesi i risultati si sono visti e adesso dopo 2 anni i risultati sono fortemente tangibili perché abbiamo avuto un aumento altissimo delle presenze sia di, diciamo, di abbonati che di scuole che di giovani, un rapporto molto stretto con l'università. Qualsiasi iniziativa anche collaterale, letture, conferenze, mostre, laboratori sono frequentatissimi dalla città, quindi sono molto contenta. È molto bello lavorare qui perché è una città curiosa, vivace, ama il teatro. Poi ci sono dei problemi strutturali di questo ente dovuti appunto al debito, però cercheremo di fare del nostro meglio tutti quanti, di uscire da questo momento delicato. Abbiamo bisogno ovviamente dell'aiuto delle istituzioni perché siamo un teatro stabile, quindi questo è. E Antigone si pone un po' anche in questo contesto, cioè che testo scegliere come prima regia mia in questo luogo oggi qui. Allora, una tragedia perché Catania, questo territorio, è fortemente intriso di grecità, la si sente, la si vede nell'architettura, negli spazi, la si sente nella dialettica delle persone e quindi c'è una conoscenza qui che si respira, proprio che si sente nel DNA della grecità. Antigone, un personaggio femminile, tu sai, avendo seguito il mio lavoro, che ho da sempre un'attenzione particolare per le eroine, soprattutto se perdenti, soprattutto se sconfitte, e mi piace dare voce a chi non ha avuto voce. Antigone un po' incarna tanti dei miei personaggi del passato che appunto combattono una guerra che si sa perduta in partenza, ma lo fanno per coerenza ad un principio. Si scontrano contro qualcosa di molto più forte di loro, ma c'è un istinto a dire no, c'è un istinto alla ribellione, c'è un principio, una rettitudine morale che vince ogni cosa, forse poi porta questi personaggi, Antigone in particolare, a essere anche poco amabile perché la sua coerenza poi porta ad un conflitto insanabile e alla rovina perché non è disponibile al dialogo, ma il problema è Creonte, il detentore del potere è colui che dovrebbe gestire il conflitto perché è adulto e perché è, ecco, appunto il detentore del potere, ma Creonte non sa ascoltare, non sa cambiare e non sa gestire il conflitto, quindi si trova di fronte ad una, lui la definisce nella nostra traduzione, pazza terrorista, una sovversiva, in più donna, no? In una società, quella di allora, dove le donne erano veramente relegate ad un ruolo molto molto marginale. E quindi Antigone, eroina della diversità, figlia di un incesto, quindi diversa per proprio quasi per DNA, osa dire no, contrapporsi a questo potere appena insediato che però emana un decreto non per cattiveria ma perché vuole ripristinare l'ordine. Siamo all'indomani di una guerra civile, Teocle e Polinice, fratelli di Antigone, anche loro figli di un incesto, figli di Edipo e nipoti di Creonte, tutto un gioco in famiglia, no? Poi alla fine è un'elite di potere di famiglia, i fratelli si sono uccisi e Creonte si trova re, forse suo malgrado, forse non se l'aspettava e deve decidere dove sta bene e dove sta il male, chi sono i buoni e chi sono i cattivi, deve scrivere la storia come spesso avviene, riportare l'ordine. E cosa fa? Decide che appunto uno dei fratelli non deve essere sepolto. Questa cosa è inaccettabile per Antigone perché la sepoltura è ciò che contraddistingue l'uomo dagli animali, è ciò che dà dignità alla persona. Quindi non dare sepoltura a una persona, anche se colpevole,
per le leggi dello Stato significa di privarla della dignità, dell'essere persona, e questo per Antigone non è accettabile ed è molto bello, molto nobile, ma porterà a un conflitto insanabile. Sofocle determina conflitti fortissimi in questa tragedia, che è il conflitto tra generi, il conflitto tra generazioni, il conflitto tra principi. E non esiste una legge soprannaturale, non esiste un Deus ex machina che verrà a sciogliere questi nodi. Quindi è bello il pubblico quando esce, parla, discute, approfondisce, e quindi ancora oggi, dopo 2500 anni, questo testo fa pensare, questo è molto bello. Su quale aspetto del personaggio Antigone hai voluto mettere l'accento? Beh, sull'Antigone intransigente, la rettitudine che la porta decisamente al martirio. Lei è molto consapevole di quello che fa e delle conseguenze di quello che fa. C'è un lato anche un po' di delirio, no, in questo, narcisismo se vogliamo, in questo voler essere martire unica, perché quando la sua sorella vuole unirsi a lei, lei la rifiuta, vuole essere exemplum. Poi è molto interessante, la rende umana il momento in cui i soldati la murano viva e lei lì perde la sua determinazione, perché un conto è sognare la bella morte, no? Un conto poi è trovarcisi in mezzo, forse la morte non è tanto bella, quindi lei lì diventa più umana e forse più vicina agli spettatori, altrimenti Antigone è quasi glaciale nella sua determinazione. È una santa martire, una Giovanna d'Arco, insomma abbiamo parlato di tante cose, tante vicende anche di cronaca non potevano non intersecarsi con questa storia. Il pubblico esce citando personaggi della nostra contemporaneità, i fatti della nostra contemporaneità, e questo è molto bello, però non abbiamo schiacciato Sofocle sulla contemporaneità, cioè non ci sono riferimenti espliciti, ma sono lampanti. Li comprende il pubblico, sono nel pubblico, sono le nostre storie. Poi continuerà il suo tour, lo spettacolo. Beh sì, ha avuto una bellissima storia, ha girato molte piazze siciliane, poi abbiamo risalito lo Stivale, Napoli, Genova, Trieste, Treviso, Firenze sarà l'ultima tappa, Palermo, insomma tante città ci hanno ospitato. Devo dire, la cosa molto soddisfacente è l'accoglienza di tanto pubblico, perché questo è un personaggio, un testo che attira moltissimo il pubblico oggi, e di tanti giovani molto contenti. Ci lasci dei riferimenti web per saperne di più su questo lavoro? Beh, abbiamo un profilo Facebook, il Teatro Stabile di Catania ha un profilo Facebook, ha un profilo Instagram e poi un www.teatrostabilecatania.it. E sì, questo direi che è il più immediato. Antigone a Milano al Teatro Carcano dal 20 febbraio al 1 marzo 2020. Un saluto e un ringraziamento alla regista Laura Ficignano. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. A presto, viva!